Metto in votazione gli emendamenti dall'1 al 9, dal 39 al 117, dal 132 al 133, dal 348 al 349 del Movimento 5 Stelle. Chi è d'accordo? Chi vota contro? Sempre all'articolo 1, l'emendamento dall'1 al 17 dal PD. Chi vota contro? Sempre l'articolo 1, patto civico dall'1 al 237, chi vota contro? Patto civico PD 583, chi vota contro? Articolo 2, PD. Quanto a lavorare sui contenuti, entrare nei contenuti, abbiamo sempre fatto il lavoro serio, competente, studiando. Un conto invece è, come dice lei, il presidente Boldrini, farsi prendere in giro, perché questo è farsi prendere in giro. Lei è una grande maleducata. Sì, lo so, mi fa non piacere detto da lei. Non è sicuramente una persona degna di sedere in una sintesi nazionale. Ha deciso di tagliare, lei è una maleducata. Visto che ha deciso di tagliare la voce alle opposizioni, allora anche noi inizieremo a parlare di voi. Allora, noi non abbiamo precedenti negli ultimi 24 anni su quello che sta succedendo in questa commissione. Sta succedendo qualcosa che non è previsto dal regolamento, che questa decisione che voi avete preso è molto grave da un punto di vista politico e avrà anche delle conseguenze sul buon funzionamento del Consiglio in avanti. Poi non si può andare a dire del governo Renzi e lamentarsi di quello che succede e scimmiottarlo, perché questo state facendo, scimmiottare il governo Renzi, gli stessi metodi e strumenti che sono applicati anche lì in Parlamento, dove le opposizioni, quelle vere, vengono tacciate. Perdonate, ma questo atteggiamento è un atteggiamento fascista e qualcuno sarà anche contento di questo termine, anzi mi piace che sia via. Però, perdonateci, davvero, noi siamo entrati qua, eravamo i cretini, eravamo gli incapaci, però mi sembra che noi i regolamenti li rispettiamo, invece voi ve ne fregate altamente in tutti i regolamenti. Mettere il contingentamento di tempo anche in commissione, quindi in tutte e due le assemblee, significa di fatto tagliare la bocca, chiudere la bocca all'opposizione. Anche noi portiamo avanti gli interessi di alcuni cittadini. Quei cittadini non hanno diritto di essere ascoltati. Quindi ci tappate le ali e noi non possiamo dire nulla.